Buonasera a tutti. Allora, cominciamo il nostro incontro. Abbiamo avuto la possibilità l'altra volta di studiare, avere la possibilità di ascoltare il professor Carcheddi, che ha studiato il fenomeno dello sfruttamento sessuale a Roma e nel Lazio. E credo che le informazioni ricevute l'altra volta siano state per molte persone, abbiano costituito anche per molte persone un elemento di novità, almeno per tanti aspetti, forse poco conosciuti o non pienamente conosciuti. Tra l'altro, il professor Carcheddi ha fatto uscire da poco una pubblicazione su questo argomento, e per cui a questa pubblicazione rimandiamo per quello che riguarda tutte le informazioni. Adesso invece abbiamo la possibilità di ascoltare Suor Rita Giaretta per poter così fare insieme una lettura sapienziale, evangelica, di quello che significa approcciare il tema della tratta e anche il servizio della vicinanza e della prossimità alle vittime della tratta. Allora io fin dall'inizio di questo incontro vi proporrei di pregare insieme per le persone di cui ascolteremo le storie, di cui intuiamo le storie, ma soprattutto di pregare per tutte quelle persone di cui nessuno conosce la storia e che sono custodite nel cuore di Dio. Sono tutte le storie delle ragazze a cui il ricordo di Dio, l'essere custodite nel cuore di Dio, fa giustizia. Noi chiediamo però al Signore di renderci sensibili a questo problema anche in nome di queste vittime sconosciute, di cui non hanno parlato le cronache, che non sono state incontrate dalle unità di strada, ma che sono custodite nel cuore di Dio. Io personalmente la dedico a Silvia, la prima ragazza che ho conosciuto quando sono sceso in strada per la prima volta tanti anni fa. Una ragazza nigeriana sparita nel nulla, le compagne avevano il sospetto che fosse stata uccisa, ma mai è stato ritrovato il suo cadavere. E allora, insieme con lei, insieme con Silvia, anche per tutte le ragazze che ho ricordato prima, affidandole al cuore paterno di Dio e all'intercessione di Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Suor Rita, a te la parola. Bene, allora, anzitutto un caro saluto al Vescovo, Monsignor Palmieri, a te, Don Ben, e a tutte e a tutti. Ecco, è con gioia che ho accolto questo invito, ma non vi nascondo anche che vivo un certo timore. Ecco, io non sono una biblista, non sono una teologa, non sono un'esperta di piani pastorali e non mi sento nemmeno in grado di offrirvi chissà quali linee. Ecco, posso semplicemente dire che sono una di voi, desiderosa di crescere insieme. Ed è proprio questa consapevolezza che mi provoca a narrare con semplicità, all'interno di questo percorso formativo, la mia esperienza che sento ha dato e continua a dare significato, dà valore e gioia alla mia vita, ma anche a quella di tante ragazze. Ecco, la mia è una missione che è iniziata a Caserta nell'ottobre del 95, dove insieme ad altre consorelle ci siamo trovate di fronte a quell'infamia che è la tratta delle donne per sfruttamento sessuale, una piaga nel corpo dell'umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo, definita da Papa Francesco. E poi ci siamo buttate dentro,
a questa realtà, nel cercare, nel sognare e nel costruire insieme cammini di liberazione per queste giovani donne migranti, spesso incinte o con figli piccoli. Ecco, una missione che in modalità diverse ora continua anche qui a Roma, dove mi trovo da circa un anno e mezzo, dando vita da 2 mesi e mezzo insieme a Sora Assunta alla Casa del Magnifica. E poi lasciamo allo spirito anche che conduca le strade e si avvii. Ecco, ricordando il primo incontro, Francesco Carchedi, il professor Carchedi, tra le tante cose importanti trasmesse, ci ricordava il protocollo di Palermo, dove a livello di Nazioni Unite si è giunti alla definizione giuridica di tratta di persone, al fine di contrastare in maniera forte e coordinata la criminalità organizzata, che gestisce con ingentissimi introiti di denaro questo traffico. Sono convinta che sarebbe importante, ecco, per chi opera e desidera impegnarsi in questo campo, conoscere questo protocollo, sapere dell'esistenza di questo protocollo per comprenderne anche gli elementi chiavi, sapendo che la comprensione della tratta delle persone è sempre in continuo aumento, mutamento, continua a cambiare. Ecco, sempre il professor Carchedi ci ricordava della grande dimensione a livello mondiale di questo fenomeno e che in Italia si può parlare che di 30-40 mila giovani donne straniere trafficate da organizzazioni criminali, senza scrupoli, e poi schiavizzate sulle nostre strade. Oggi, a causa della pandemia, sono diminuite, e lo siamo anche dette, le presenze in strada di queste ragazze. Però è cresciuto il mercato dell'indoor, ponendo grandi difficoltà per la fatica di raggiungere e avviare un contatto con queste giovani donne. Ma la pandemia sta ponendo serie difficoltà anche alle tante realtà di accoglienza e a percorsi attivati, o meglio, sospesi. Ecco, c'è questa sospensione, questo, ecco, anche se c'è tutta un'attività che dove in tante realtà non manca creatività e fantasia per continuare a andare avanti. Ecco, di fronte a questa drammatica realtà, credo che dobbiamo chiederci dove o come cercare di collocare il fenomeno della tratta delle persone, che è molto vasto. Ecco, penso che in parte si può comprenderlo nel contesto più ampio dell'economia di mercato, caratterizzata dal modello neoliberista, che privilegia il profitto rispetto ai diritti umani e creando una cultura di violenza, mercificazione e disuguaglianze. In una società mercantile come la nostra, il denaro è diventato il generatore simbolico di tutti i valori. Ecco, anche nella prossima 8 febbraio, che è la giornata di preghiera e riflessione, proprio nel giorno di Santa Bachita, di riflessione contro la tratta, proprio questo è il tema, un'economia senza tratta. Per questa economia sta uccidendo, sta schiacciando, sta mercificando, sta creando disuguaglianze incredibili, enormi. E allora domandiamoci, cosa succede se il corpo di esseri umani, al pari di oggetti, di merci, possono essere posseduti e liberamente scambiati sul mercato? Oggi in questa nostra società tutto, ma proprio tutto, è acquistabile o vendibile dagli esseri umani. Persone, corpi acquistati o venduti a pezzi, pensiamo al traffico di organi, uteri in affitto temporaneamente, sesso a pagamento. Esseri umani ridotti a braccia come forza lavoro da sfruttare, e l'elenco potrebbe continuare. La Bibbia si ricorda in Genesi 1:26 che ogni essere umano è creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Tale affermazione ci mostra l'immensa dignità di ogni persona umana, che non è soltanto qualcosa, ma qualcuna, qualcuno. E come ha affermato Giovanni Paolo II ancora nel 1988, quando la persona non è riconosciuta e amata nella sua dignità di immagine vivente di Dio, l'essere umano è esposto alle più umilianti e aberranti forme di strumentalizzazione
che lo rendono miserabilmente schiavo del più forte. E Papa Francesco ci ricorda che ogni anno migliaia di donne, uomini e bambini sono vittime innocenti dello sfruttamento lavorativo e sessuale, del traffico di organi. E sembra, dice Papa Francesco, che ci siamo abituati, che ci stiamo abituando a considerare questo quasi come una cosa normale. Questo è brutto, continua Papa Francesco, è crudele, è criminale. Il mondo ha bisogno di solidarietà davanti alla tentazione dell'indifferenza. Desidero richiamare l'impegno di tutti affinché questa piaga aberrante, questa disumana forma di schiavitù sia adeguatamente contrastata. Questo l'aveva detto all'Angelus del 20 luglio del 2017 Papa Francesco. Ecco, nell'Esodo, precisamente Esodo 3, 7, leggiamo: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Sono sceso per liberarlo dalla mano d'Egitto, dell'Egitto. Ecco che bello questo Dio che squarcia i cieli ed esce. Il sottotitolo dell'incontro era proprio la Chiesa che va in strada, la Chiesa in uscita. Questo Dio che esce, che scende dal cielo, da questo luogo lontano per liberare il suo popolo angariato e ridotto in schiavitù. Che tenerezza questo Dio così umano, che si fa vicino, si fa prossimo. Pensiamo alla parabola del buon samaritano, commentata ampiamente da Papa Francesco anche nella sua ultima lettera enciclica Fratelli Tutti. Questo Dio che si fa prossimo a ogni donna e ogni uomo, deturpati nei loro volti, per restituirli alla dignità di figlie e figli di Dio. Questi tre verbi, osservare, udire, scendere, uscire, manifestano il cuore e l'agire di Dio nella storia. Un Dio che nel suo immenso amore sceglie di stare dalla parte del povero, del debole, di chi è scartato, dalla parte dei resi schiavi. Il popolo in Egitto era angariato, schiavo. Tre verbi che manifestano il cuore e l'agire di Dio e che trovano pieno compimento nel dono del suo figlio Gesù, venuto affinché tutti, ripeto, tutti, abbiano vita e questa in abbondanza. Per la Chiesa oggi e per ognuno di noi che ci professiamo cristiani, questi tre verbi, osservare, udire, scendere, dovrebbero entrare a far parte di uno stile di vita e del modo concreto di abitare la storia, le situazioni, gli eventi vicini e lontani, per poi scegliere anche noi da che parte stare. Per questo Papa Francesco nell'Evangelii Gaudio al numero 211 in maniera forte e diretta ci ricorda che c'è un grido di giustizia, di dignità e di vita che continua ad attraversare la storia e che ci deve inquietare e scomodare. Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che chiede a tutti noi: dov'è tuo fratello? Genesi 4:9. Dov'è il tuo fratello schiavo? E noi aggiungiamo la tua sorella schiava. Quello che stai uccidendo ogni giorno nella fabbrica clandestina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l'accattonaggio, in quello che deve lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato. Non facciamo finta di niente. Ci sono molte complicità e la domanda è per tutti. La domanda è per tutti, per ognuno di noi. Ecco, personalmente posso dire che quel grido e quelle domande mi sono entrate dentro profondamente, scuotendomi fino alle ossa, fin dall'inizio del mio arrivo a Caserta. Ecco, tre suore orsoline del nord arrivate da Vicenza, senza nessun progetto pensato e preparato a tavolino, in noi la sola forza del Vangelo e del nostro carisma, e l'accoglienza calda e l'accompagnamento costante del nostro padre, oggi vescovo emerito Raffaele Novaro. Ecco, ricordo come fosse ora che nel paesaggio di quella terra, tristemente battezzata come la terra dei fuochi,
quelle giovani donne si trovavano come incorniciate dentro, anche loro trafficate, sversate su quelle strade di periferia, accanto a dei fuochi accesi, piccoli roghi dentro dei bidoni che segnalano la presenza di corpi trafficati, dai più considerati in maniera ipocrita dopo averle usate come rifiuti velenosi da eliminare o da nascondere. Davvero era forte, ma lo è tuttora, il simbolismo che unisce questi due drammi, ambientale e umano, e Papa Francesco nella Laudato Si ce lo ricorda molto bene. Drammi questi che chiedono anzitutto a me e a ognuno di noi il coraggio di bonificare e ripulire i nostri comportamenti e le nostre relazioni per passare dalla cultura dello scarto alla cultura dell'accoglienza, dalla cultura del depredare e possedere alla cultura del rispetto, del custodire e coltivare la vita in tutte le sue espressioni e manifestazioni. Nel primo verbo del Dio dell'Esodo, ho osservato la miseria del mio popolo, c'è il coraggio e la tenerezza di uno sguardo. Simone Weil affermava che una delle verità fondamentali del cristianesimo, verità troppo spesso misconosciuta, è questa: ciò che salva è lo sguardo. Pensiamo che in questi giorni, anche nelle letture che abbiamo sentito in questo tempo, quante volte si parla di sguardo. Giovanni fissa lo sguardo sul figlio di Dio, Gesù che fissa lo sguardo su Simon Pietro. È tutto un gioco di fissare sguardi, lo sguardo, ciò che salva è lo sguardo. Ecco, sono stati gli sguardi incrociati, a volte diretti, spesso abbassati, di quelle ragazze straniere, in particolare di colore, ferme lungo i bordi delle strade del Casertano, a sconvolgere la mia vita. Non ci bastavano le solite risposte. Noi siamo facili avere sempre le risposte pronte, eh? Da che mondo è mondo, la prostituzione c'è sempre stata. È il mestiere più antico, non si può cambiare niente. È il mestiere più antico, è sempre stato. No, come donne, come consacrate, volevamo conoscere, capire, incontrare quei volti, ma come avvicinarle? Dovevamo noi andare da loro. Dovevamo noi lasciare le nostre tante, troppe comodità, uscire dalle nostre sicurezze, anche religiose, e sconfinare. Quanti confini innalziamo noi, di pregiudizi, di paure, tanti. Sconfinare. Gesù continua a sconfinare per avvicinare e toccare quelle periferie umane, la carne di Cristo. Un ispettore di polizia, che avevamo avvisato di quella nostra intenzione, perché è chiaro, non è che si può andare sulla strada senza comunicare, dire anche il numero della targa della macchina e tutto. Ecco, questo ispettore di polizia ci ha, per così dire, richiamate ad essere pensate e restare suore, e pertanto a stare al nostro posto. E noi ci eravamo chieste: ma qual è il nostro posto? Qual è il posto delle suore? Solo fare catechesi, essere nella chiesa, d'orazione, tutte queste cose liturgiche. Se viviamo il Vangelo, incontriamo un Gesù che non si stanca di abitare la strada. Le strade concrete della vita, dove anche oggi, come più di 2000 anni fa, Gesù è impaziente di incontrare volti, sguardi di donne, uomini, bambini, di sofferenti, di oppressi, di rese schiavi, di delusi, di peccatori, restituendo loro dignità e salvezza. Leggiamo il Vangelo di seguito. La strada è il luogo cercato e abitato da Gesù molto più del Tempio, molto più del Tempio. È sempre, diciamo, un Gesù sulla strada. A questo è impaziente di raggiungere i suoi prediletti. E questo è il Vangelo, è la buona e bella notizia. È la chiesa povera per i poveri, è la chiesa in uscita, accidentata, con il volto della misericordia, questa chiesa tanto invocata da Papa Francesco.
E allora è così, chiarendo anche con l'ispettore la nostra intenzione, seguendo il cuore e non la paura, perché ci avevano detto è pericoloso, non andate, seguendo il cuore e non la paura. L'8 marzo, pensate, del 97, quanti anni fa, giornata della donna, insieme a due amiche volontarie, insieme a un'altra suora e due amiche volontarie, siamo andate su quelle strade per incontrare i loro volti, per offrire loro una piccola piantina di primule, con messaggio di vicinanza e di amicizia, scritto in tre lingue. Questo messaggio diceva: cara amica e sorella, con questo gesto vogliamo dirti che qualcuno pensa a te con amore. Ecco, fu un'esperienza forte e toccante. Poi ripetuta settimanalmente, in quanto le ragazze stesse ci avevano chiesto di ritornare. Noi pensavamo di fare quel gesto quell'8 marzo, ma le ragazze tutte ci hanno chiesto ritornate, ritornate. E quindi anche lì il coraggio di dire un sì, una fedeltà a quella loro richiesta, domanda. Ed è così che sulla strada non ci sentivamo delle salvatrici, no, ma semplicemente donne che incontravano altre donne. Per noi era importante posare su di loro uno sguardo di benevolenza, di amore, di grande rispetto, così da farle sentire persone. Uno sguardo che delicatamente incontrava le loro paure, la loro rabbia, i tanti, tanti sensi di colpa, aiutandole piano piano ad abbassare le difese. Un giorno Giumi, una giovane donna nigeriana al 7° mese di gravidanza, pensate, sulla strada, al 7° mese di gravidanza, incredibile. E qualcuna mi diceva: agli uomini piace che abbiamo il pancione. Mamma, che ferite questo, che dramma. Ecco, questo era il 7° mese di gravidanza, mi disse: sai, qui sulla strada non mi sento più una persona, non so più chi sono, ho perso tutto, anche il mio nome, perché gli sfruttatori ti cambiano il nome, ti devi presentare con un altro nome, perdi la tua identità, tutto. Mi sento sporca, brutta, mi sento peggio di un animale. Giumi ha poi trovato il coraggio di scappare dalla strada e ora è una donna, una sposa e una madre felice. Ecco, il secondo verbo del Dio dell'Esodo: ho udito il suo grido. Questo verbo ci dice la forza lenta dell'ascolto. Una forza lenta. Ecco che sulla strada, man mano che cresceva la fiducia, allora Tina, Rosemary, Beri, Vera, Mary, Oksana, ci consegnavano le loro storie. Ci parlavano della grande povertà vissuta nel loro paese, degli stupri subiti ancor prima di arrivare in Italia, dell'inferno vissuto durante la traversata a piedi del deserto, e poi sulla caretta del mare, dei sonni popolati di volti, sfigurati di amiche e amici morti durante il viaggio, delle paure e delle minacce di violenza fisica e psicologica, della speranza, ma anche delle continue violenze che ora subivano sulla strada, su queste nostre strade. Pensavano, una volta arrivati in Italia, che quell'inferno fosse finito. E poi si sono ritrovati un altro inferno. Ecco che allora il racconto di queste loro storie era lento, lento, quasi a dirci che la consegna di qualcosa di così intimo e doloroso aveva bisogno di un tempo lento di conoscenza. Questo ci ha chiesto di saper liberare il tempo, no, dall'ansia di conoscere le loro storie, dal bisogno di sentirci delle salvatrici, per riconsegnare questo tempo a quella lenta pazienza di saper costruire relazioni di fiducia e di rispetto, anche delle diversità culturali e religiose. È importante, ecco, non avere questa smania, questa voglia, questo lento, questo udito il suo grido, la forza lenta dell'ascolto. Ma allo stesso tempo anche saper coltivare gesti,
riti, preghiere, che hanno la forza di una consegna, di una benedizione in chi li riceve, come il dono del rosario, accompagnato da un segno di croce sulla fronte e da una parola di Gesù: non temere, io sono con te. Rosario che poi la stessa ragazza, queste ragazze si mettono al collo per sentire di essere toccate dalla forza di quelle di quella parola. Bellissimo vedere quel gesto che si mette lì e quella mano che si poggia sopra, hanno un qualcosa di prezioso. Però noi dobbiamo creare quasi un rito, una consegna, perché quella parola trovi, non bisogna avere fretta, bisogna essere. Se vedete che non è possibile, si rimanda il rito a un altro momento, perché quello deve incidere dentro. Oppure consegnare loro anche il Vangelo in inglese, penso in particolare alle ragazze nigeriane. Queste hanno, loro hanno un bisogno di sentire, di fare esperienza di Dio, di toccare la sua misericordia. Hanno bisogno proprio di toccare questo Vangelo in inglese e prenderlo per mano. Anche quello se lo portano al petto, al cuore. Se lo mettono anche sulla fronte. E c'è tante... Hanno bisogno di toccare la sua misericordia, di sentire che sono abitate dallo spirito buono che può curare e vincere ogni forza del male. Pensiamo qui alla forza devastante del rito voodoo, che ce ne aveva parlato anche il professor Carchetti, che è sempre anche il voodoo un rito religioso, è un patto, un'alleanza, solo che si trasforma nello spirito del male che può ferire, che può infierire sulla persona. E quindi noi dobbiamo inserire, fare in modo che la ragazza si senta abitata dallo spirito buono, del bene, che combatte, che può vincere, che la può accompagnare. Così come pure donare alle ragazze, magari nei tempi significativi dell'anno, a Natale o all'Epifania, o in altri momenti, portare degli indumenti nuovi, penso le tute, dei maglioncini, ecco, una sciarpetta, un berrettino, qualcosa di nuovo che ancora nel suo nylon, ecco, il modo quel cielo fa. Ecco, per queste donne usate da tutti, da uomini giovani e vecchi, puliti e sporchi. Sono come questi indumenti nuovi, sono come una carezza d'amore, un balsamo sulle loro ferite. È come un poter dire attraverso quel gesto, quel segno: tu sei preziosa, tu sei amata, tu sei speciale nel cuore di Dio e anche nel nostro. E tutto questo vedete andare luce allora e bellezza alla parabola del figlio prodigo, di quel padre che attende il ritorno del figlio minore, che se n'era andato da casa, sperperando tutto con una vita dissoluta, fino poi a custodire i porci e a nutrirsi del cibo che dava loro. Il padre al suo arrivo gli corre incontro, non gli dice: disgraziato, cosa hai fatto? Non gli dà, lo abbraccia, lo riveste degli abiti più belli, gli mette i sandali ai piedi, l'anello al dito, gli ridona dignità e dignità. E poi fa uccidere il vitello più grasso per fare festa. Guardate il più. Cioè la sovrabbondanza del cuore di Dio, questa misericordia. Questo dobbiamo comunicare a queste ragazze. A quella festa in casa non sappiamo se il figlio maggiore è entrato per farne parte e condividere la gioia di aver ritrovato un fratello. Non lo sappiamo. Allora chiediamoci, anche noi, da che parte stiamo? Ecco, è tanto importante che anche sulla strada le ragazze si sentano chiamate per nome. Io sento tante volte nelle riunioni, negli incontri, parlare di sopravvissute, di vittime, dico: mamma mia, è sempre un pugno allo stomaco per me, qualcosa che mi ferisce. Come sarebbe bello cominciare
come ha fatto anche stasera nella preghiera, ecco, il vescovo Giampiero, ecco, chiamare per nome, ricordare il nome. Non inchiodiamo le ragazze ai loro passati, a quello che stanno vivendo. Che bello chiamarle per nome. È importante. E ora è importante che si sentano chiamate per nome, che si sentano accolte e custodite nel nostro cuore di madri, padri, sorelle, amiche. E tutto questo diventa per loro una grande forza, anche per un possibile cammino di liberazione. Non sappiamo quando decideranno, quando hanno la forza. A noi esserci, dare tutto questo, essere il cuore sovrabbondante dell'amore di Dio. Non sta a noi, poi, ecco, guidare quei cammini. A noi la tenerezza di custodirle nel cuore e nella preghiera, credendo che la grazia sempre può fare breccia in un cuore ferito, in una vita spezzata. Una preghiera consegnando, che quindi consegna ognuna di loro al futuro, alla sua possibilità di riprendere il volo, sapendo che Dio, come diceva Don Tonino Bello, ha sempre un'ala di riserva, sempre. Noi misuriamo troppo, calcoliamo troppo. Dio ha sempre un'ala di riserva. Il terzo verbo dell'Esodo, ecco, abbiamo visto prima, questo verbo narra l'agire di Dio nella storia. Sono sceso per liberarlo. Si parlava di la chiesa che va in strada, la chiesa che abita la strada, chiesa in uscita. Ecco, Gesù ha detto a ognuno di noi, e lo ripete anche a noi questa sera, l'ha detto nel Vangelo, è la sua parola. E l'ha detto non per scherzo, perché ci credeva, ci crede ancora, che i pubblicani e le prostitute ci passeranno davanti nel regno di Dio. Un'affermazione questa che ci dovrebbe scuoterci e inquietare. Non l'ha detta così. Non siamo i buoni, i migliori, i salvatori, le salvatrici. Ecco, almeno per me posso dire che sono state proprio queste donne, da tutti etichettate come prostitute, a scuotere la mia vita di donna e di consacrata, a risvegliare la mia umanità, a tenere viva e appassionata la mia fede. Ma per favore, non diciamo anche noi prostitute, ma donne prostituite. Tante, tante di loro, pensiamo a tutte le ragazze anche nigeriane, non hanno scelto di fare quel lavoro, sono state costrette. Prostituite vuol dire che non è la loro scelta, non è la loro libertà, ma costrette. E anche non diciamo che sono le poverine da aiutare, da assistere, come spesso rischiamo di fare attraverso quelle forme di assistenzialismo ancora così diffuse anche dentro le nostre chiese, le nostre comunità. Queste forme di assistenzialismo, guardate, sono dei cappi al collo che non promuovono e non liberano le persone. Sono sceso per liberare il mio popolo. Il Vangelo è tutta liberazione, ma lo dobbiamo aver sperimentato anche noi, altrimenti non la possiamo donare anche agli altri. Gesù allora, quando libera, rialza le persone. Le invita a camminare a testa alta. Le spinge addirittura a diventare delle testimoni di una nuova rinascita. Pensate alla donna samaritana. Vai! E lei corre ad annunciare, ho incontrato il Messia, un profeta che mi ha detto tutto. Pensate a Marta e Maria. Pensate alla Maddalena, addirittura che diventa colei che porta il messaggio della risurrezione, l'inviata a dire vada ai miei fratelli a dire. Pensate a quella donna curva, alla donna emorroissa,
che perdeva sangue da tanti anni, tanti anni. Dio rialza, Gesù rialza e invia. Ma noi dobbiamo crederci però. Nel nostro immaginario pensiamo sempre che i poveri restano poveri, hanno sempre bisogno, no. Credere che potranno essere testimoni, futuri missionari. E allora da quelle figure del Vangelo di donne penso oggi a Mirella, a Josephine, a Oksana, tante altre diventate imprenditrici e che oggi con passione, competenza e coraggio portano avanti la cooperativa sociale New Hope, Nuova Speranza, battezzate le tessitrici di Nuove Speranze. Penso a Blessing, che si sente una missionaria e che ha dato voce alla sua storia di riscatto nel libro Il coraggio della libertà. Molti di voi credo che l'avete conosciuta, Blessing, perché continua a girare dappertutto in Italia, ma anche all'estero. Ecco, è stata anche insignita di eroe dagli Stati Uniti, ecco, proprio per il suo coraggio. Penso ad oggi a Joy, la cui storia drammatica è raccontata in un libro che proprio oggi, nella festa della conversione di Paolo, oggi è la festa della conversione di Paolo, è in uscita questo libro, nelle librerie San Paolo, dal titolo, e ve lo faccio qui vedere, Io sono Joy. Ecco il nome che ritorna, il suo nome. C'è tutta una forza qui dentro. Io non sono quello che mi pensavano gli altri, quello che avevano gli altri. Io sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta. E questo libro ha la prefazione di Papa Francesco, che ha definito, che lo ha definito, un patrimonio dell'umanità. Quindi faccio anche campagna pubblicitaria stasera, eh? Ma no, lo consiglio, è una storia drammatica, ma ci aiuta a entrare, a capire. Ed è bellissima anche la prefazione di Papa Francesco. L'ascolto è la risposta allora a quel grido di dolore, a quella nuova chiamata. Ritorno alla mia esperienza a Caserta, ha fatto nascere Casa Ruth dalla strada. Poi fatto nascere Casa Ruth. E Casa Ruth, guardate, non l'avevamo pensata a tavolino e nemmeno pianificata o progettata. Non rientrava in un piano da capire com'è. No. È stato il coraggio di una prima ragazza che è salita in macchina chiedendoci aiuto. Help me, help me. Non buono questo lavoro. Prima ragazza che sale in macchina. Cosa dovevamo dire? No, non abbiamo posto, noi non siamo per l'accoglienza. Di fatto non avevamo posto. Abbiamo messo giù una brandina e poi una seconda. E poi ci chiamano dall'ospedale, perché c'è una ragazza ricoverata, fracassata alla testa e non capiscono, non sanno chi è. Casa Ruth è nata per il coraggio di queste ragazze. Noi aprire il cuore a quello che la storia, che quei volti, quelle persone ci chiedevano. Così è nata Casa Ruth. Potevamo dire, sono forse io il custode di queste sorelle, la custode di queste sorelle, Papa Francesco. Genesi, dov'è tuo fratello? Dov'è tua sorella? Sì, siamo noi custodi. Siamo noi custodi di loro. È il coraggio e la scelta di farci prossimi, di saper prenderci cura. Oggi si parla tanto, ritornare a questa cultura della cura, per vincere questa cultura dello scarto, della cura, prenderci cura, farci prossimi. Da quell'8 marzo, dal coraggio e la tenerezza di uno sguardo, ho osservato quel primo verbo. Più di 600 ragazzi hanno trovato e continuano tutt'oggi a trovare accoglienza a Casa Ruth e più di 80 bambini sono nati. Quanti fiocchi, rosa o azzurri, o a volte due in contemporanea anche appesi sul cancelletto della casa. Ecco, l'incontro con i loro volti, l'ascolto delle loro storie ci ha provocati ad accogliere l'invito di Papa Francesco, dove sempre nelle Vangeli Gaudium afferma, è necessario, bellissimo
questo passaggio. È necessario che tutti e tutte ci lasciamo evangelizzare da loro, da queste ragazze. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad esse la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amiche, ad ascoltarle, a comprenderle e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Che bello tutto questo! Comprendere ed accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Ecco, io sono arrivata un po' anche al termine di questo mio breve, ecco, comunicazione, spero anche con il cuore, ma a conclusione posso dire anche però che vivo con una certa sofferenza nel constatare che purtroppo Casa Ruth e tante altre case di accoglienza, come vedo qui Sor Carla, penso che ci sia anche in Colina, ecco, queste case di accoglienza che un po' conosco e tante altre, continuano ad accogliere queste ragazze, vittime di questo crimine contro l'umanità. Il desiderio, il sogno coltivato nel cuore è che non ci sia più bisogno di queste realtà. È utopia? Me lo chiedo, è utopia? Ma è il sogno di Dio. È il sogno di Dio. Giustizia e pace si baceranno. Noi dobbiamo credere in questi sogni. Aiutare Dio, come diceva Etty Hillesum. Dobbiamo noi aiutare Dio, perché non ce la fa neanche Lui. Ha bisogno. Aiutiamo Dio a realizzare questi sogni. Ecco, allora credo che bisogna, oggi più che mai, non solo parlare dei trafficanti, anche se pochi in realtà vengono arrestati, non solo parlare delle vittime, di queste ragazze, ne sentiamo sempre, anche qua siamo a parlare sempre di loro, ma puntare i fari soprattutto sui consumatori, i quali costituiscono la parte della domanda che i trafficanti intendono soddisfare. L'ha detto benissimo Papa Francesco, e c'è parecchi passaggi di Papa Francesco questi orientamenti pastorali, sulla tratta di persone, sul cliente. Se ci sono, questo è Papa Francesco, non lo dico io, se ci sono tante ragazze vittime della tratta che finiscono sulle strade delle nostre città, è perché molti uomini qui, giovani, di mezza età, anziani, richiedono questi servizi e sono disposti a pagare per il loro piacere. Mi chiedo allora, continua Papa Francesco, sono davvero i trafficanti la causa principale della tratta? Diciamo che questa società è l'economia. Io credo che la causa principale sia l'egoismo senza scrupoli di tante persone ipocrite del nostro mondo. L'egoismo senza scrupoli di tante persone ipocrite del nostro mondo. Certo, arrestare i trafficanti è un dovere di giustizia, ma la vera soluzione, Papa Francesco, è la conversione dei cuori, il taglio della domanda per prosciugare il mercato. È così. Personalmente credo, ecco, che di fronte a tutta questa domanda, guardate, sono tanti i clienti, è brutto anche questo termine, consumatori, non so cosa dovrei dirmi, neanche quello non mi è. Ecco, una lettera di Monsignor Nogaro, uscita tanti anni fa, parlava: fratello cliente, abbiamo bisogno anche di te. È bello anche chiamarlo fratello, richiamarlo alla sua grande responsabilità. Ma si parla, guardate, che siano più di 9 milioni le prestazioni, non clienti, prestazioni sessuali richieste dai maschi. E pensate che tantissimi sono battezzati, si dicono cristiani, non battezzati. Quindi c'è qualcosa che non va.
Allora, di fronte a tutta questa domanda, credo che non sia più rimandabile una seria educazione ai sentimenti, alla relazione, al riconoscimento e al rispetto dell'altro, a partire dalle famiglie, dalla scuola, dalla chiesa. Credo che l'uomo, il maschio, che tende a identificarsi con il ruolo, con la forza, con il potere, come colui che domina, ha oggi paura di riconoscersi umano, di lasciarsi abitare da sentimenti di solidarietà, di tenerezza, di giustizia, di amore. Ha paura a guardare anche le sue fragilità, alle sue debolezze. Deve riprendersi in mano questo coraggio. Chi va, allora, ritornando alla domanda, chi va da una di queste ragazze, magari anche minorenni, non solo deturpa l'umanità della vittima di queste ragazze, ma disumanizza anche se stesso. Questo dobbiamo far capire, l'uomo. Ti stai disumanizzando. Per 5 minuti, per 10 minuti, per mezz'ora, per una notte di piacere, tu paghi. Dai potere al denaro. Non credi neanche in te stesso. Non credi in te, in questa capacità tua di costruire una relazione. Ma ti affidi al potere del denaro. Ti stai disumanizzando. E qui arrivo alle ultime righe, alle ultime battute. Purtroppo, devo dire, che in tutto questo anche la Chiesa è troppo silente. Non ho mai sentito, devo dire, un'omelia che affronti questo tema, questa fragilità, anche dalla parte del maschio, dell'uomo. Forse perché anche la Chiesa è ancora troppo maschilista e pertanto fa fatica a mettersi in gioco su queste realtà. Papa Francesco, e chiudo, afferma che i grandi sogni che danno fecondità pensano con il noi. È come il momento che stiamo vivendo qui questa sera. Allora sento quanto è importante incontrarci, formarci e scambiare esperienze, camminare e lottare insieme al fine di realizzare il grande sogno, mai più schiave. Grazie a voi. Ecco, se possiamo anche aprire il discorso delle domande. Certo, Suor Rita, dopo le parole che ci hai trasmesso, lasciamo così uno spazio di risonanza, di condivisione, e anche pieno di ulteriore messa a fuoco di alcuni elementi che magari vorranno le persone presenti chiederti. Intanto grazie per quello che ci hai dato. Stanno arrivando anche i messaggi in chat in questa stessa ottica. Pino ha alzato la mano, quindi Pino, vai. Buonasera, e beh, un saluto un po' particolare a Suor Rita. Noi ci conosciamo da tanto tempo. Filogulia, eccolo. Sì, chiedo scusa. Ovviamente la riflessione, la maniera di sorridita ha messo in rilievo la profondità dell'esperienza che lei e le sue consorelle hanno vissuto a Caserta ed oggi a Roma. Però vorrei chiedere a Sorrita anche la parte positiva, cioè quello che è stato costruito, che non è stato solo la parte della salvezza e delle opportunità date alle donne che sono state ospiti a casa Ruth, ai bambini che sono nati e che sono stati poi anche loro ospiti a casa Ruth, ma anche a tutto quel contesto. Penso alle tantissime persone che hanno incontrato, alle istituzioni con cui ci si sono interfacciate e con quei mondi che comunque hanno preso sempre più carico della responsabilità anche di dare opportunità
normative, opportunità lavorative alle donne stesse, comunque di affrontare questo problema. Perché la riflessione che ci ha proposto Sorrita è certamente una riflessione che è molto legata a chi è, permettimi questa definizione, tu l'hai un po' contestata, ma chi è vittima. Però c'è anche chi ha preso, grazie al vostro esempio, ma grazie anche a quello di tante altre persone, piena responsabilità di questo, e ne fa oggi anche un percorso personale di rivendicazione di libertà di queste donne. Penso a Dacia Maraini, ma penso anche a Francesco Carchedi, che non è solo un aspetto professionale quello, la sua lettura di questo fenomeno. Penso anche alla Maria Grazia Giammarinaro, che non è solo un aspetto professionale, ma è stato anche, è oggi più che mai che è in pensione, è un aspetto di voler portare innovazione anche nelle normative e dare anche un pungolo alle istituzioni. Quindi, come dire, la lettura un po' anche di quello che in maniera positiva in questi 25 anni c'è stata all'interno dell'esperienza tua personale, ma io direi quello della tua congregazione. Io, se non ricordo male, la mia memoria vacilla spesso in questo periodo, ma nel 95 io lavoravo in Caritas Italiana e le responsabili della tua congregazione chiesero in effetti a Monsignor Pasini, allora direttore generale della Caritas Italiana, di voler porre un gesto, un segno nel meridione d'Italia per essere accanto alle donne in difficoltà. Poi la congregazione scelse appunto Caserta, l'incontro con Monsignor Nogaro, eccetera. Quindi c'è stato dietro anche il supporto di una congregazione che poi ha, come dire, alimentato anche attraverso la propria storia la vita delle altre congregazioni. Non so se sono stato confuso, spero che Sur Rita abbia voluto, ha capito quello che è il mio tentativo, cioè non solo soffermarsi a quello che è stata la salvezza e le opportunità date alle donne, ma anche le opportunità date a tutte le persone che avete incontrato e che in qualche maniera avete stimolato. Sorrita, non ti sentiamo, eh? Accendi il microfono. Ok. Pino, tu hai ragione, era impossibile parlare di tutto, perché a me è stato chiesto una lettura evangelica, pastorale e la Chiesa in uscita, ecco, quindi un po' particolare, un taglio. Hai toccato bene quei punti, 25 anni è stato, ecco, un lavorare insieme dagli inizi. Io penso al coordinamento che era partito, al tavolo di coordinamento anche a livello nazionale, anche governativo, no? Insieme, dove ci si sedeva a discutere di questo problema, poi la spinta per far nascere anche con la... Allora era il tempo di Livia Turco, Turco-Napolitano, la legge, l'articolo 18, penso agli incontri fatti anche all'USMI. Ecco, certo, c'è stato tutto un creare alleanze per rafforzare una lotta a livello istituzionale, perché se noi aiutiamo delle persone e non abbiamo il supporto legislativo, istituzionale, politico, di legge così, cosa restiamo? Restiamo sempre un po' come... senza togliere nulla alla Croce Rossa, ma delle croce rossine, cioè continuiamo ad avere i malati, i feriti, quindi bisognava arrivare, credo che, io dicevo sempre, si lavora nell'accoglienza, si è nell'accoglienza per aiutare le ragazze, ma gran parte del tempo bisogna viverlo sul territorio, chi opera in questo campo, soprattutto anche nelle accoglienze, nel territorio intendendo istituzioni, scuola, proprio per creare queste alleanze in modo che ci sia non solo la casa Rutte che si faceva accoglienza, ma era tutta una città,
tutto un territorio, una realtà. Creare amicizie, Dacia Maraini dall'inizio ci ha seguito e sempre ha portato avanti anche su questi temi, si è formata anche lei a capire delle realtà che poi ha potuto, come dire, descriverle e portarle anche a livelli di media nazionali, che lei scrive sul Corriere della Sera sempre, anche su dei libri, ma tante altre, come il libro che esce adesso di Joy, c'è un'altra scrittrice dietro, la Maria Pia Bonanate di Torino. Ecco, c'è tutta una realtà dove insieme si crea alleanza per riuscire a portare avanti, ecco, questa sfida, perché altrimenti, e diventa anche una, come dire, una testimonianza anche per tante altre realtà. E il lavoro fortissimo è stato anche, soprattutto con le questure, ma non voglio portare via ad altre domande, con la questura. Io mi ricordo quante volte mi dicevano, ma poi potete Casarutta accogliere una ragazza nigeriana, potete accogliere questa ragazza, perché qui non rilasciano il permesso, qui non accolgono il permesso, il doppio binario, così. E io dicevo, ma guardate, non può Caserta, la questura, sostituire le altre questure. Dovete fare delle lotte, dovete avere una forza contrattuale, battervi. Ecco, perché i diritti vengano riconosciuti. Pensate poi che nel casertano la mentalità anche delle istituzioni è sempre quella del, come dire, del dare come un favore, questa mentalità clientelare. No, bene, te lo do, ecco, perché mi sei anche simpatica, però in cambio poi dovrai... Quindi queste logiche dobbiamo combatterle, lottare, lavorare per i diritti, proprio perché hanno un nome, hanno un futuro queste ragazze, dobbiamo aprirgli strade segnate dai diritti, dalla giustizia, non sempre perché è un favore, ti vogliamo bene, creare rete, anche il coinvolgimento di famiglie poi che si sono, ecco, hanno potuto accogliere mamme con bambini, tutto un territorio. Poi penso anche Pino, anche la nascita della cooperativa. È fondamentale per queste ragazze, la dignità passa solo attraverso il lavoro, il protagonismo di queste ragazze, se no non c'è mai piena dignità. E fa male vedere che tante ragazze e ragazzini anche di 20 anni, 19, 20, 21, l'unica proposta di lavoro è colf o badante, quello che noi donne italiane non facciamo più, nemmeno assistiamo i nostri genitori e consegniamo a qualcun altro anche. Cioè, quello che era promozione per noi è diventato questa ruota. Allora dico, possiamo pensare altro. Ecco, è chiaro che una cooperativa non risolve tutto il problema, ma io credo che la vita religiosa non è chiamata alla soluzione dei problemi, a essere profezia, avviare processi. Quello che chiamava Tonino Bello, li chiamava essere segno. Restituire potere a questi segni. I segni del potere ne abbiamo dappertutto, eh? Ma restituire potere a questi segni. Saranno piccoli. Anche Dio, Gesù parla di un seme, un granello, una dramma perduta, un po' di sale dentro la pasta, una piccola fiamma, fiammella. Parla di piccolezza, ma è lì la forza della profezia. Noi dobbiamo essere questo segno. La soluzione lo devono anche spingere le istituzioni, perché la soluzione devono. Loro fa molto comodo che noi rispondiamo a tutto. Quando ci dice che bello, sorrita, benissimo, importiamo là le ragazze. No. Noi ve le portiamo qua sotto i vostri, qui fuori dalla questura. Ci siamo anche quei padri comboniani che si sono anche incatenati sotto la questura, e anche noi, per un mese. A seguire, cioè bisogna anche avere il coraggio di discutere e lottare con l'istituzione, anche quando c'è una legge, tende sempre, per comodo, per non essere tanto disturbata, interpretarla sempre al minimo. Non interpreta mai come può essere largamente, che ci sono tante anche possibilità, strade, bisogna trovarle. Io dicevo, dalla questura, da quel tavolo, non esco di qua se non troviamo la soluzione di questo problema. Costo di stare qui notte e giorno.
costo di essere qui domani mattina alle 7, ancora prima che venga aperta. Sarò qui. Dobbiamo risolvere il problema. I problemi si risolvono, li creiamo noi. Dobbiamo trovare coraggio di scrivere alle istituzioni. Se tu quest'ora non mi risolvi, io vado, scrivo al ministro. Se tu ministro, scrivo anche al presidente, scriviamo anche al papa. Bisogna avere osare, perché qua è questione di vita, di dignità. Non da poverine da aiutare. C'è la vita e la dignità. E Dio, Dio, in Gesù, ha dato la vita per darci spazio a noi. Però non voglio, ecco, lascio spazio ad altre domande, perché poi mi infiammo, il cuore si accende quando su questi temi. Scusa Pino, forse va bene, dai. No, grazie, va benissimo. Cioè, hai allargato molto la tua riflessione, sì, proprio nel senso in cui mi sono permesso forse confusamente, sì, sì, chiedertelo. Grazie, grazie, sì. Volevo dire una parola. Solo un secondo, Simonetta. C'è Carla Venditti, sì, sì, che si è prenotata. Prego. Carla Venditti? Sì. Ecco. No, no. Io, niente, ascoltando Sorrita mi sono rallegrata tantissimo, quindi non voglio fare una domanda, voglio solo puntualizzare le cose che sono, ci hai dato tantissimi spunti Sorrita, tanti, tanti, e io ancora una volta, noi rispetto a Sorrita la nostra realtà è molto più, è una neonata, però ecco, ascoltando quelle parole, quelle cose così forti dette con il cuore, io mi ci sono ritrovata ancora di più, e questo è stato dall'inizio, Sorrita, noi siamo andati a trovarla a Caserta ed è stato subito amore, veramente, perché in quello che tu hai detto, Sorrita, a parte adesso tutti gli altri contenuti importantissimi, quello che mi ha fatto tanto bene sono state proprio gli spunti dove si... della nostra vita religiosa e comunque della vita della vocazione di ognuno, che ne so, cose semplicissime però importanti. Morgana, facciamo un po' di fatica a sentirti, forse. Okay, mi avvicino. Avvicinati un secondo. Ok, adesso va bene? Sì. Mi sentite? Ok, sì. Siamo in due e quindi condividiamo lo schermo oggi, allora mi sono allontanata un po', però allora dicevo, innanzitutto chiamarle per nome, ecco, questo andare sulla strada non come chi salva queste ragazze, ma come chi le riconosce per quello che sono, cioè donne come noi, è stato bellissimo questo. Anche quando parlavi di Sorrita, di assistenzialismo, questo è una cosa che io ho sempre... mi ha sempre colpito tanto, cioè non mi ci sono mai ritrovata, però a volte non dico proprio tutto quello che penso, semplicemente perché quando uno è appena nato cerca di ascoltare gli altri prima, no? E poi quando sento che effettivamente non sto pensando, non sono utopie quelle che sono nella mia testa, ma sono il sogno di Dio, come dicevi tu, allora sono felice. E poi mi sono ritrovata tantissimo in un'altra cosa, questa esperienza che io faccio da 5 anni ha cambiato la vita, non loro, la mia, me l'ha rivoluzionata, cioè è nato veramente qualcosa dentro di me che mi ha fatto vivere quello che dicevo prima, tutta la maternità che è proprio della nostra, della nostra scelta, che non è una scelta che chiude, è una scelta che apre. E poi, ecco, purtroppo mi sono ritrovata pure in un'altra cosa che hai detto, che la Chiesa è assente, non per criticare assolutamente, non è, penso, né tuo né il mio pensiero, però sarebbe bello veramente se i sacerdoti almeno qualche volta dicessero una parola in più, perché io non l'ho mai sentita, questa riflessione l'avevo fatta per conto mio qualche settimana fa. E adesso l'hai detto tu, quindi ho detto guarda, è vero, se veramente se si puntasse, se si dicesse qualcosa, queste ragazze non sono, io
come dicevi tu, Sor Ruth, io non le ho mai chiamate neanche ragazze di strada. Io le chiamo le ragazze, o se non posso chiamarle per nome perché magari non lo so, però le chiamo le ragazze. Quindi se si mettesse molto in luce questa bellezza della dignità di ognuna di loro, come vogliamo essere riconosciute noi, no? Degne di essere donne o uomini che siano. E quindi io ti devo ringraziare dal profondo del cuore, perché non vorrei adesso dire una cosa, però quando ascolto questi momenti così che si vivono insieme, io il mio cuore si apre solo quando ci sono, ecco, testimonianze forti, cioè uno fa, uno dice quello che fa. Allora sì, qui non stiamo a livelli di ragionamento, siamo a livelli di vita vissuta da tanti anni, e quindi io ti dico un grazie con tutto il cuore. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Buonasera, Sor Ritta, io volevo farle una domanda. Sì. Sono Susan Chung, piacere. Ciao. Lei aveva raccontato che a un vano andavano a trovare queste ragazze, no? E come era l'approccio delle ragazze? Perché penso che se loro vivevano questa situazione sarebbero, non so, diffidenti. E come riusciresti, o come hanno riuscito a arrivarle? Perché si riescono poi a allontanarli, dopo loro riescono a fare la denuncia, si separano o semplicemente vanno a un centro e non parlano di quello. Come si procede con queste ragazze quando hanno questa paura e l'approccio che poi dopo avranno loro in questa situazione? Perché lei ha detto tante cose, no? Ma all'inizio sarà anche difficile, e poi penso che questa gente che le sfrutta la cercherà e vedrà il modo di rinnovo riprenderla, e loro avranno il coraggio di farle la denuncia, e voi come fate? Penso che sia una situazione molto complicata, e mi viene in mente questa cosa. Sì, Susan, ho parlato anche prima che il tempo è da quell'incontro fatto l'8 marzo, l'inizio del 97, poi ogni settimana andavamo, quindi ho parlato di lentezza, di un tempo lento, perché se non si costruisce dei rapporti di fiducia, delle relazioni di fiducia, difficile che la ragazza si apra, ti racconti una storia o si fidi di te. Guarda, c'è bisogno veramente, dopo ripeto, è capitato che forse erano quegli anni, oggi so che è già diversa la situazione, parliamo di ragazze, avevo visto in questi anni un cambiamento anche nelle ragazze, oggi sono anche con più diffidenza, meno, come dire, disposte a uscire fuori, dipende. Joy, quello che ho detto, che ha scritto il libro, lei ha tentato più volte di scappare ed è stata anche ripresa, pagando di persona di quelle violenze incredibili, fino a quando c'è riuscita, fatto la denuncia e poi ecco che la polizia... Ecco, dipende anche dalla forza di queste ragazze, da come possono essere, e sostegno che hanno, cosa trovano attorno, ecco, quindi non è facile, ecco, ci vuole... È difficile qua spiegare come è chiaro, dopo c'è tutto il lavoro sui documenti, perché non basta la denuncia. L'accordo è anche con le questure e così, o le commissioni territoriali. Quando una ragazza dalla strada poi arriva, fa la denuncia e va in un centro, noi non possiamo lasciarla un anno senza documenti. È impensabile. La ragazza sì, non ha più fiducia, non ha fiducia nell'istituzione, cioè almeno nel giro di poco tempo devono avere un pezzo di carta in mano, che venga riconosciuta la sua identità, che si apra il percorso. Bisogna spingere su questo, perché questo è fondamentale, perché non si sente abbandonata. L'aiutiamo a vincere queste paure. C'è una criminalità organizzata dietro, non possiamo scherzare. E se lasciamo queste ragazze senza documenti per tanto tempo, io una volta abbiamo dovuto accogliere una ragazza che si era allontanata da un centro perché dopo un anno non aveva ancora documenti ed è venuta a bussare alla nostra porta e non capivamo il come mai. Certo, questure, bisogna lottare veramente, per quello parlavo anche delle istituzioni,
se le istituzioni non fanno la loro parte, noi avremo sempre, anche tante nelle accoglienze, persone che languiscono lì per tanto tempo e non vedono prospettive. Noi dobbiamo dargli subito un'idea, quasi subito, dargli già un orizzonte che c'è una prospettiva. Dentro poi si mettono tutti i vari passi, dalla lingua italiana, dalla formazione anche al lavoro, i tirocini formativi, così, in modo che il permesso, cioè di soggiorno, i documenti, sono scanditi dentro a questi passaggi. E la ragazza si sente motivata, acquista fiducia, si sente di non essere sola, o che ha solo operatori attorno, psicologo, equip, mediatore solo, ma c'è tutto un processo che si avvia insieme, ecco. E noi credere nelle loro possibilità. Sai, Susan, poi le storie sono tante, ognuna... grazie a te. La ringrazio per la risposta. C'era Simonetta e poi Anna De Rose che ha alzato la mano e poi probabilmente ci avviamo verso la chiusura, insomma. Simonetta. Ecco, adesso si sente. Ecco. Don Benoni, grazie della parola, ma io devo ringraziare tantissimo di questo prezioso contributo che ci ha dato questa sera Sorrita. È veramente bello, anzi nei tratti anche commovente, perché mi fa ricordare momenti, io l'ho già detto l'altra volta, mi ripeto, scusate la ripetizione, io sono sostituto commissario ex della Polizia di Stato e ci è capitato di andarli a prendere perché loro poverine scappano perché purtroppo hanno dei reati che hanno fatto qui in Italia, loro scappano. Gli dicono di scappare, scappano da sole, scappano all'estero. All'estero poi le arrestano, perché adesso con la nuova legislazione basta salire su un pullman in Germania, ti chiedono i documenti, quindi sei sotto un provvedimento mai, un mandato d'arresto europeo, sei arrestato. Però io le posso assicurare, e ve lo giuro a tutti, che sono state trattate bene. Io andai in Germania, mi ricordo che era molto freddo, e c'era questa donna con questo bambino, scusate, ancora mi commuovo, mi fece una tenerezza, ma loro sono stati molto bravi questi tedeschi, perché la tenevano accolta prima che arrivassimo noi della polizia per ricondurla in Italia, in una stanzetta in cui c'erano dei giochi e c'era tutto quanto per questo bambino. Allora, pensate questo, Sorrita, che noi un minimo di approccio lo diamo, molti sono disposti ad ascoltare, altre no, perché come si è detto la polizia, i carabinieri sono dei nemici, sono cattivi, sì. Non ti fanno del bene, ti fanno del male, tutto il contrario, il messaggio opposto. E allora noi un pochino entriamo, cerchiamo, io quel bambino l'ho preso in braccio e mi commossi tanto, e lei sorrise, però quella donna sorrise. E noi la mettemmo la facemmo stare bene, insomma, tutto quello che serviva al caldo e anche sull'aereo, quello che c'era da mangiare, certo, il mangiare del bambino non ce l'avevamo, però, che ne so, delle caramelle per lei, queste cose. E quindi un approccio per dire, adesso tu torni in Italia, hai questo bambino, abbandona la strada, abbandona questi aguzzini, ti hanno messo in mezzo, tu vai in galera e loro non ci vanno, ti ci mandano a te. Esci fuori, esci da questo inferno, fatti una nuova vita, c'hai un bambino, glielo giuro, Sorrita, mi deve credere, noi facevamo questo. Non tutte sono pronte ad ascoltare queste cose, glielo giuro, bene. Però lei fa bene a lanciare questo messaggio, perché bisogna creare, fatemi passare il termine poliziesco anche un po', così, questo coordinamento, questo gruppo. Se si scrive al capo della polizia, che è una persona molto sensibile, il questore di Caserta sta sotto il capo della polizia, ha capito? Quindi se il capo della polizia dice bisogna dare sostegno, bisogna fare questa azione di contrasto, quello che è possibile, io adesso non lo so, però io le dico che è una persona per bene, molto sensibile, e ovviamente lui ha lustro, lui anche nella nostra associazione della polizia
si fanno un sacco di cose, lui è intervenuto non solo con la presenza ma anche con il denaro nelle cose a fine di bene. Quindi io dico, coinvolgiamo il capo della polizia. Ovviamente bisogna fare una richiesta scritta con un titolo, con un foglio scritto dal vicariato, quello che sia, dalla Caritas, per questa operazione, per questa cosa che si vuole fare, quindi chiedendo dove è possibile dare una mano, insomma, come si può intervenire con il questore di Caserta, nel caso di Caserta. Grazie. E poi io dicevo anche questo, Sorrita, di coinvolgere anche la Chiesa, i parroci, chi è sopra, il livello sopra, il livello sopra, scusate, mi sta apparendo qua via il video, non so, forse non si vedeva il viso, però non importa. I parroci, chi è a livello superiore del parroco, non so, cioè, io i gradi adesso della Chiesa non li so, perdonatemi, non dico il Santo Padre, per l'amor di Dio, quello c'ha tante cose da fare, però ci sono altre persone che abbiamo bisogno di fare questa cosa, vogliamo costruire qualcosa. Allora, costruiamo questo gruppo, dateci gli strumenti. Adesso a noi ci serve parlare, quello che ha detto lei, ottimo, tutto, ognuno porta un messaggio che fa corredo, ma l'aiuto forte ci deve essere sia dalla parte della Chiesa, si può chiedere al capo della polizia, anche al comandante generale dell'arma dei carabinieri, perché anche loro sanno fare. Quindi a largo raggio, Sorrida, a largo raggio. Grazie Simonetta. Grazie, sì. Grazie. È stato un onore, veramente, grazie. Vai Anna. Buonasera a tutti, intanto ringrazio la suora perché è stata veramente, ha detto tutto, ha fatto comprendere ciò che noi come operatrici delle unità di strada facciamo, no? Come approcciarsi con le ragazze, eccetera. Io credo che la Chiesa stia facendo qualcosa con Papa Francesco. Già il fatto di sentir parlare di tratta, che una volta invece non se ne parlava proprio. Io direi anche nelle varie parrocchie, se ciascuno di noi parla con i vari sacerdoti, se ne parla, si prega, si cerca di fare delle cose. Più che altro la mia domanda alla suora era questa. Adesso, a causa del Covid, che noi non ne vediamo più praticamente in strada, come ci muoviamo? Quali meccanismi dobbiamo instaurare perché possiamo rintracciarle? Non è semplice. Cioè, si pensava a un discorso di recuperare dei numeri, guardare gli annunci. Non è facile arrivare nelle case, quindi tutto questo lavoro non deve essere perso, perché in questo modo noi le ragazze non le raggiungiamo. Cosa mi può dire in merito, vista la sua esperienza? Grazie. E grazie ancora per l'esposizione. Grazie. Unisco a questa domanda anche un'altra che c'era proprio un po' più o meno su questo stesso livello. Concretamente oggi noi come possiamo aiutare? Lascio a te l'ultima risposta. Penso, Anna, e anche chi aveva fatto questa domanda qui, non è facile, ecco, io ho accennato prima che oggi viviamo tante difficoltà, perché non puoi nemmeno entrare nelle case chiuse. Ho visto tu, Don Ben, avevi messo di quelle ragazze in un centro massaggi, che c'erano state due ragazze, ecco, poi... si mascherano dietro a tante realtà, ecco, ma anche negli stessi appartamenti, nelle case. Quindi non saprei, qui adesso io ho lasciato da tempo, ecco, anche la strada, non vado più da anni e anni, perché ci siamo concentrate poi nell'accoglienza. Come fare? Forse raccordarci anche con la polizia Mari Postacchi, che intercettino, avere come... Mi trovo spiazzata anch'io, non saprei proprio come possibile. Qualcuno mi ha detto che delle ragazze, sentivo, ci sono ancora sulla strada, ma sono numeri proprio più ridotti rispetto a quello che c'era prima. E non è realizzazione dell'utopia, dici? No, non credo proprio che questa è l'utopia, perché purtroppo sono nelle case, negli appartamenti. Anche qua si dovrebbe...
o qualcuno se sente o ha notizia, ma come fai a intercettare, a entrare? Come si fa? È difficile, ecco. Non saprei. Bisognerebbe capire se ci sono altre realtà, penso anche a livello nazionale, che già si sono, come dire, un po' sperimentate in questa nuova dimensione realtà, confrontarci, sentire in realtà, c'era quel gruppo lì anche del Comune di Venezia o la Daedalus di Napoli, so che sono grosse realtà che sono un po', ecco, forse confrontarci e capire come si muovono, cosa stanno cercando, in che maniera, per non perdere, perché queste ragazze che erano sulla strada, dove prima c'era già questo contatto, ecco, per non perderle, come rintracciarle? Qualcuna so che ancora chiama perché sono passati dei numeri di telefono, di cellulari, magari di servizio, così, però, ecco, non saprei. Forse, ecco, dobbiamo cercare, capire. Come certe realtà, magari più che sono più addentro in queste situazioni, cosa stanno, come si muovono. E dopo ogni territorio, guardate alla sua specificità. Quello che vale per Napoli, magari non vale per un'altra realtà. Bisogna un po', ecco, non si fa mai il copia e incolla sulle realtà. Dopo ognuno deve trovare delle vie. Dispiace, ma non saprei proprio. Okay. La complessità. Va bene. Grazie. Il discorso del territorio è giusto in base al territorio dove ci troviamo. Sì, io sì. Non sono... Voce? Che succede? Non si sente? Non sentiamo più. Ok, grazie. Abbiamo perso l'intervento, difatti. Dicevo, ha ragione, è questione di territorio, in base al territorio dove ci troviamo ci sono più o meno ragazze, ma le ragazze sono diminuite anche tanto. Sì. Sì. Grazie Anna, a te. Benissimo, allora ci fermiamo qui, ringrazio Suor Rita per quello che ha condiviso con noi questa sera e per rilanciarci con il nostro prossimo appuntamento, ecco qua, come vedete dallo schermo, il nostro prossimo appuntamento sarà il 15 di febbraio, in cui faremo invece un incontro di taglio, se volete così, più formativo per l'unità di strada, ecco. Per cui abbiamo pensato di far intervenire tre unità di strada del coordinamento che racconteranno un po' il proprio modo di stare in strada e poi alla fine presenteremo una breve scheda sulle accortezze da avere, anche adempimenti se volete formali, burocratici, un po' per la propria tranquillità, ma in ottica di coordinarsi un po' di più con le forze dell'ordine e così via. Comunque ecco, la prossima volta ci soffermeremo su questa tipologia delle unità di strada, perché il sogno qual è? E alla luce anche delle cose che ci diceva Suor Rita questa sera, cioè vedere, ascoltare, scendere, udire, sono verbi di coinvolgimento ed essere coinvolti sulla strada è uno dei modi eccelsi anche di vicinanza. Quando raccontava Suor Rita di questo evento, no, dell'8 marzo in cui hanno portato il fiore alle ragazze, a dire: tu sei per noi, esisti come persona, ti pensiamo. E a volte uno stare che un annunciare il Vangelo, con la presenza, ecco. Un po' come diceva Francesco ai suoi frati, andate ad annunciare il Vangelo, se necessario utilizzate pure le parole, però ecco, a volte la presenza è già annuncio. E quindi ci fermeremo a fare questo tipo di approfondimento. E grazie a tutti quanti, buona serata. E alla prossima. Sì.